Buonasera, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Palla a 2, il magazine di approfondimento sull'Alcantea Pallacanestro Lucca. Dovremo commentare, ahimè, una sconfitta, è una sconfitta piuttosto netta, purtroppo arrivata anche in diretta nazionale sul campo di Treviglio. I ragazzi di Coach Bertemati hanno forse approcciato un pochino meglio la gara, una gara che è stata in bilico comunque fino a 25, dopo 20, fino a 25 minuti dall'inizio della gara. Poi c'è stata un'azione un po' chiave che poi commenteremo anche durante la nostra trasmissione, e lì è cambiata l'inerzia. I lucchesi non sono riusciti a fare la partita che forse volevano, e la vittoria è andata a Treviglio. Noi abbiamo come nostro ospite, che io ringrazio per aver accettato il nostro invito, Matteo Neri, uno di quelli che dall'inizio dell'anno è stato protagonista di questa squadra. Grazie di aver accettato il nostro invito intanto. Grazie E quindi con lui commenteremo la partita contro Treviglio. Come al solito commenteremo anche i risultati delle altre formazioni, alcuni anche piuttosto sorprendenti. Intanto io, Matteo, partirei proprio da questo aspetto. Dispiace di più aver perso la partita o aver fatto una brutta gara davanti, insomma, alle telecamere di Sport Italia? a te. Beh, entrambe le cose dispiacciono. Penso che dispiace di più aver perso la partita perché comunque era importante vincere e diciamo scappare via con il gruppetto delle migliori e distanziare un po' quelle che ci seguivano. E allo stesso tempo però ci dispiace avere perso in TV davanti a tanta gente, ci tenevamo molto a far bella figura, è stato un peccato. Ecco, io ho paragonato un po' questa partita un po' con quella di Bari. Ci sono diverse similitudini, difficoltà magari a scegliere il tiro migliore, una circolazione di palla che a volte non è stata quella, forse che si era vista, no? Specialmente con Omegna, la palla circolava molto bene, palla dentro e palla fuori, il tiro perimetrale sempre preso da chi forse è più specialista. A Treviglio un po' vi è mancato questo aspetto, no? Ma penso che comunque la partita di Treviglio e quella di Bari siano due partite differenti. Penso che comunque a Treviglio abbiamo fatto una discreta partita, soprattutto per i primi due quarti, tirando però male. È quella che ha fatto la differenza. Ecco, un aspetto che se ne parlava anche prima di essere in onda e che francamente ho stimolato anche il tuo addetto stampa Alessandro Petrini all'intervallo: effettivamente questi ferri molto duri di Treviglio, se non conosci bene il canestro, ti possono anche in parte intimorire, dico io, perché se vedi che un canestro che magari, che so, il palatagliate da un rimbalzo un po' più corto, oppure magari il ferro è un pochino più morbido, può anche entrare dentro, magari da un punto di vista psicologico ti condiziona anche nel tiro, no? Non so se poi è successo questo oppure se è stata una mia sensazione da caso. Già quest'anno è un campionato difficilissimo, ci sono un sacco di squadre forti, quindi andare a giocare in trasferta comunque è sempre, per vari motivi, sia per il pubblico, sia per, come dici te, i canestri, è sempre un problema maggiore che ogni domenica dobbiamo affrontare. Come dire. Dici, io tiro sempre alla stessa maniera, poi se chiaramente il ferro mi è più amico, la palla va dentro, no? E se viceversa è un po' più duro, sarà per la prossima volta. Sì, questa è, boh, forse da giocatore è normale che sia così e forse deve essere La così, no? mentalità è sempre quella di segnare in ogni condizione. Ogni volta ci si riesce di più, con più continuità, ogni tanto un po' meno. Poi è ovvio che se giochi in casa, sei abituato sempre a tirare sugli stessi ferri, viene tutto più facile. Però bisogna cercare di fare la stessa cosa anche quando si va a giocare in trasferta. Si parlava ad esempio con Giulio Gazzotti settimana scorsa che mancano un po' anche i punti di riferimento da un punto di vista anche ottico, visivo, no? Se ti trovi magari a tirare dall'angolo e hai sempre. Certo, è molto importante anche quello che c'è dietro il canestro, è una cosa che viene sottovalutata, magari, però è molto importante. Se uno dietro è abituato a vedere sempre lo stesso, avere sempre lo stesso riferimento, è più facile tirare.
Ecco, questo ovviamente non è per dare delle scusanti ai ragazzi lucchesi, è semplicemente per analizzare anche un altro aspetto che a volte, come detto, è un po' sottovalutato, il fatto perché si vinca più spesso in casa che in trasferta è frutto anche di piccoli dettagli come possono essere questi, che sono piccoli magari per chi poi non va in campo, no? Sì, inoltre in casa c'è la spinta emotiva di far bene davanti al proprio pubblico che ci porta ancora a giocare oltre il 100%. E siccome no, noi abbiamo bisogno comunque di riprendere un po' di fiducia, domenica ovviamente giochiamo al Palatagliate, neanche per sogno, No, un'altra bella si trasferta. va ancora a Ferrara. Fortunatamente questo girone di andata che ci sta un po' penalizzando da un punto di vista di partita in casa, ci sarà più amico invece nel girone di ritorno, insomma speriamo di arrivare con una classifica che sia comunque di alto profilo, Sì, questo è quello che vi augurate, no? abbiamo giocato moltissime partite in trasferta, complice anche l'esclusione delle due squadre, però ci può tornare favorevole nella seconda parte del campionato, visto che quando ci saranno le partite che conteranno veramente, avremo la fortuna a questo punto di giocarle in casa con i ferri amici davanti al pubblico amico. E questo voglio dire, pensiero positivo, Matteo, ti fa davvero tanto onore. Sono convinto che se il coach avesse sentito quando le partite contano davvero, una tiratina d'orecchio te l'avrebbe data. Ma insomma, effettivamente, le Più si partite, avvicina a fine quelle stagione, che comunque, peseranno di più, saranno certamente. quelle di fine stagione, senz'altro. Come penso tu saprai, ti toccherà fare i compitini adesso in questa parte perché analizziamo un po' anche le altre partite. Ti chiederò un po' se ti aspettavi un risultato, se insomma, alcuni risultati sono secondo me anche abbastanza sorprendenti. Se Luca Matroni dalla regia ci manda la grafica, li guardiamo. E quindi, ovviamente, purtroppo ci tocca dire che abbiamo perso a Treviglio. Si è perso piuttosto male nel punteggio, non effettivamente nel gioco, perché la partita è stata in bilico. Qualche canestro poteva magari poterla risbloccare, per esempio te hai portato a meno 8 a 7 minuti alla fine del quarto quarto, lì magari con un pizzico di fortuna, una difesa, un canestro da 3 punti, risiamo in gara, invece Pergo è andato via, ma insomma avremo modo di parlarne approfonditamente a partita di Treviglio. Il risultato, quello scacciacrisi, è quello di Latina contro Mirandola, la vostra prossima avversaria, vittoria convincente 77 a 64. Latina fa un po' di altalena, no? Sì, Latina però in casa è una squadra ostica e anche comunque quando sono venuti a giocare qua da noi a Lucca ci hanno messo in difficoltà. Forte difficoltà, è stata una partita molto Sì, tattica, no? vincemmo di pochi Di punti. 6 punti, punteggio basso. Loro sono un'ottima squadra, hanno giocatori di grande esperienza che possono risolvere qualsiasi tipo di partita. Ecco, la nostra avversaria di domenica scorsa, Omegna, vince contro Perugia, anche qui il risultato direi non sorprendente. La cosa che sorprende un pochino da inizio campionato è che quasi tutte le squadre di casa, solo Firenze, e questa invece è una sorpresa, vincono. Vince quindi anche Casal Pustellengo contro la Bau e Matera, seconda sconfitta in fila, e a questo punto strada abbastanza spianata per Torino per allungare ulteriormente. Ferrara, questa è una bella affermazione contro Agrigento, insomma sono queste un po' le partite che smuovono un po' la classifica e che forse l'accorciano, no? Matera che perde, Agrigento che perde. Ferrara in casa sta giocando molto bene, l'ha dimostrato anche questa domenica, vincendo contro una delle squadre più in forma del campionato, Agrigento. Innanzitutto Circosta gli dà un po' quell'effetto perimetrale che forse gli mancava, non sta tirando ancora benissimo, quindi c'è da chiedersi quando tirerà con alte percentuali dove potrà arrivare Ferrara, no? Noi abbiamo già vinto Ferrara. E quindi Li aspetteremo quando sarà il momento e dovranno venire a casa loro a nostra. Lucca, certo. Castelletto riprende la sua marcia vincendo contro Reggio Calabria, partita abbastanza strana perché poi il divario finale è di 10 punti, ma nell'ultimo quarto si approcciava avanti Reggio Calabria con un'altra bella prestazione di piazza. Gli è mancato un po' il killer instinct, 0 su 7 da 3, altrimenti forse Reggio Calabria poteva fare il colpaccio. È successa un po' una partita come quella che è successa a voi,
Mega Paezzalone di Castelletto 29 a 15, e, insomma, se prendi 15 punti nel quartetto finale a Castelletto non si vince. No, non ho mai perso in casa, forse proprio perché sono bravissimi a giocare l'ultimo quarto a Poi chiudere ogni possibilità alla squadra ospite di rimonta o di confermare il proprio vantaggio. E Viola Reggio Calabria, che comunque con i nuovi innesti Piazza e Rugolo è diventata una squadra molto temibile, sta facendo anche molto, molto bene. Castelletto conferma però la sua grande forza in casa e la sua imbattibilità. Castelletto, che è una squadra, come detto anche in altre occasioni, piuttosto corta, ma sono tutti giocatori veri. Per esempio, questa partita in quattro finiscono con oltre 20 di valutazione, con super prestazioni. Pazzi, ad esempio, che mette insieme 17 rimbalzi. Non hanno avuto bisogno neanche di un super Ranuzzi con 6 punti. Insomma, squadra davvero, davvero pericolosa a Castelletto. Come detto, la sorpresa, forse quella che non ti aspetti, è Firenze che perde in casa con Chieti. Non inganni il punteggio 76-72, perché Chieti ha praticamente dominato tutta la partita. Settimana scorsa si scherzava un po' sulla prestazione di Emanuele Rossi, 67 valutazioni, non è andato benissimo, si fa per dire, 10 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia che Li mette fa praticamente tutte le sempre. domeniche, no? Ma Chieti è una squadra importante, costruita bene. Già l'anno scorso lottò fino alla fine per la promozione in Lega Te 2. lo sai meglio di altri, ovviamente. Ho dovuto lottare fino alla fine. E, ha ottenuto un'importante vittoria sul campo di Firenze, quasi direi inaspettata, perché Firenze in casa ha sempre dimostrato una grande continuità di risultati. Se non sbaglio, ha imbattuto anche il Palamandera quest'anno, quindi Prima insomma, prima sconfitta casalinga. sconfitta casalinga, e hanno lottato fino in fondo. Non... Francamente, partita inaspettata, quasi sempre 20 punti di vantaggio per Chieti, poi nel finale grande rimonta, trascinati da Casadei, non sono riusciti comunque a portare a casa la vittoria. Altro risultato che non è forse sorprendente per l'esito dell'incontro, ma forse più per il divario, sono questi 28 punti che Recanati rifila a Bari. Bari, squadra davvero difficile in casa, in trasferta nicchia un pochino, no? Sì, anche Bari è una squadra abbastanza corta e potrebbe avere avuto qualche giocatore non particolarmente in forma o comunque al 100% della condizione e avere avuto questo piccolo problema. Recanati, che comunque ha giocato una grande partita e ha dimostrato che anche loro davanti al pubblico amico possono far tanto e ottenere far bei risultati. Uscivano anche da un periodo non positivissimo, culminato in diverse sconfitte anche casalinghe. Insomma, questa gli dà senz'altro morale. Riposavano San Severo e Torino, e a questo punto diamo un'occhiata anche veloce alla classifica. Classifica che è ancora piuttosto positiva per noi di Arcantea, perché sono 8 le vittorie, 5 le sconfitte, 13 partite. Ci sono squadre ovviamente davanti a noi, vedo ad esempio Agrigento che ha 2 punti più di noi, però ha anche una partita in più, Matera ha 4 punti più di noi, ma ha sempre una partita in più. Insomma, questo campionato un po' con questi turni di riposo non si legge sempre piuttosto male la classifica, perché poi ci sono squadre che magari tipo San Severo settimana scorsa a 10 punti sembrava fuori, ma aveva 2 partite in più rispetto a quelle dietro. Quindi l'unica squadra che sembra davvero in questa fase di un altro livello è Torino, che noi abbiamo già affrontato, abbiamo fatto probabilmente la migliore partita Partita dell'anno, no? stagionale, sì, stiamo riuscendo a vincere con una grande dimostrazione di forza. Si è visto in settimane, nelle ultime 2 settimane, Matera sta un po' faticando. Agrigento, come detto, è una delle squadre top a prezzo questa settimana, quindi accorciano un po' la classifica. Ahimè, Triviglio che ci ha battuto. Effettivamente hai detto molto bene te all'inizio trasmissione, vincere contro Triviglio significava anche prendere un po' di margine su avversari che poi di qui in avanti saranno E ostici. soprattutto anche rimanere a contatto con le prime, perché il nostro obiettivo, come detto dall'inizio dell'anno, è quello di arrivare più in alto possibile.
arrivare più in alto possibile, restare con le prime. A questo punto la parola magica sarà playoff, se si dovesse riuscire. Io non l'ho detta, però. Non l'hai detta, ma insomma, hai detto stiamo con le prime, quindi significa che tutto sommato l'idea Noi è un vorremmo po'. vincere ogni domenica, quindi. In fondo alla classifica invece passa avanti, come detto, di Latina, che si schioda dall'ultimo posto solitario. E lì c'è davvero una gran bagarre, perché sono 4 squadre a 8 punti, 2 squadre a 10 punti. Poi la Mobite Ferrara, che sembra invece essere uscita un po' da questa lotta da fondo classifica, ha secondo me davvero le possibilità di risalire in classifica. Difficile invece sarà il campionato forse a questo punto di Bari, se si fanno prestazioni come quella di Recanati. Insomma, è ancora presto per definire una classifica, ma sembra che i top team siano già nelle posizioni giuste. Non so come la pensi. Io penso che sia un campionato, come detto, sia un campionato durissimo, molto lungo e che può succedere qualsiasi cosa ogni domenica. E quindi non darei fuori già per scontata i Bari. Io la terrei comunque tra le candidate alla salvezza e comunque a fare ancora partite importanti, perché a noi ci ha messo molto in difficoltà e. Sì, no, ovviamente il discorso di Bari era più per un discorso di alta classifica, perché loro, essendo partiti molto molto bene, un po' come Treviglio, invece adesso i risultati sono davvero molto altalenanti, e come visto perdere 2 partite in fila in questo campionato rischia di farsi risucchiare nelle parti basse. Poi dopo, effettivamente, visto che poi non ci sono partite semplici, sarà molto difficile anche tornare su in classifica. Questa è un po' un'analisi, come detto, sempre difficile la classifica. Ci auguriamo che poi successivamente sia più semplice, perché si creeranno divari diversi, e questo è un po' nell'ordine delle cose. Ci saranno squadre che faranno senz'altro fatica, squadre, ad esempio, abbiamo citato Torino perché sembra quella più solida, che si sta creando. Questo poi chiaramente sarà il proseguo del campionato a darci un po' la dimensione di quelle che saranno le retrocessioni, che poi saranno tante quest'anno, e le poche, pochissime squadre che invece faranno i playoff. Insomma, una disparità che ormai ci siamo anche un po' stancati di rimarcare. Con questo, chiosa finale, è finita la nostra prima parte di trasmissione. Nella seconda parte ovviamente parleremo un pochino di Treviglio, e poi, come al solito, parleremo anche di Matteo Negri. Restate con noi. Ben ritrovati con Palla 2, parliamo ancora con il nostro ospite Matteo Negri, e stavolta, come promesso, vi faremo vedere anche un po' di immagini di Treviglio, e poi commenteremo nel dettaglio il perché si è giocato non benissimo e soprattutto perché non si è portata a casa la vittoria. Matteo, se sei d'accordo, io ti farei vedere una piccola scheda che noi abbiamo preparato e poi magari la commentiamo. Va bene, certo. Luca Motroni. Per spiegare la prestazione dei biancorossi contro Treviglio, partiamo dalle parole di coach Russo a fine gara. Loro sono stati aggressivi fin dall'inizio e sono riusciti a mantenere questo atteggiamento fino alla fine. In più, non siamo stati tanto tutelati dagli arbitri sui contatti, specialmente nei primi 2 quarti. Quanto all'atteggiamento dei miei ragazzi, sono soddisfatto. Anche vedendo le loro facce negli spogliatoi, ho visto che sono rimasti male della partita. Dal mio punto di vista, dobbiamo riuscire a codificare alcune situazioni in attacco, e sicuramente abbiamo bisogno di fare meglio. Ora dobbiamo rinforzarci, conclude il coach, cercando di trovare la continuità di lavoro in palestra durante la settimana. Nonostante la squadra non sia apparsa lucida, la gara si poteva ritenere in bilico, almeno fino al canestro da 3 punti di Reati sul 33-31 per i Lombardi, che in qualche modo ha cambiato drasticamente l'inerzia della partita.
Infatti da quel momento in poi le chiavi della gara sono passate decisamente di mano, con Pergo che ha banchettato nel pitturato biancorosso nonostante i continui cambi di difesa lucchesi, e l'attacco è parso quanto mai asfittico. Solo a Bari l'Arcantè aveva fatto peggio, facendo sbottare Patron Susanna. Le parole del coach sono chiare: mancanza di adeguamento offensivo alle situazioni presentate in difesa da coach Vertemati. La circolazione di palla tanto era piaciuta contro Omegna, sul perché di Treviglio è apparsa troppo perimetrale. Assenza di palla in post significa anche difficoltà a ribaltare il campo e tiri da lontano sempre contestati. Spaziature anche quando gli esterni, vista la cattiva giornata nel tiro da fuori, hanno deciso di attaccare il canestro, si sono quasi sempre ritrovati portati sugli aiuti dei lunghi, con poche pochissime possibilità di scarico fuori. Quei fischietti che lasciavano giocare forse anche troppo sono fioccati tiri impossibili e le palle perse. Mancanza di transizione offensiva. Qua il merito è molto dei ragazzi di casa, che spesso hanno fatto la voce grossa in rimbalzo offensivo ed in mancanza di secondo possesso rapidissimi nel rientrare sotto al proprio canestro. Nel complesso una partita che ha evidenziato le lacune di un gruppo che si allena al completo da poche settimane, ma che non mortifica di certo il lavoro fatto fino ad ora. Ed era, Matteo, un po' questa la nostra analisi della partita, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Non si è parlato della difesa, perché dal mio punto di vista non avete fatto una brutta prestazione difensiva, specialmente ad esempio quando Treviglio è riuscita a scappare un po' all'inizio, no? C'è stato un 27-14 che aveva già ben indirizzato per loro la partita. A quel punto coach, io dico sempre i coach, Russo e Mecacci, hanno trovato la chiave giusta di lettura, avete chiuso la difesa, a quel punto mega prezzalone, siete rientrati, ed è lì che dico forse si è un po' persa la partita, perché l'inerzia a quel punto sembrava tutta vostra. Sì, abbiamo preso questo parziale, siete subito sotto di 13 e all'inizio del secondo quarto, però siete stati bravi, abbiamo fatto questo mega parziale, siamo riusciti a tornare sotto di 3 subito, e a quel punto, avendo anche l'inerzia dalla parte nostra, siete stati forse anche un po' sfortunati a prendere un paio di canestri difficili, comunque contestati, che ci hanno tagliato un po' le gambe. Io ho identificato in pratica nel tiro da tre che si è visto anche nella scheda di Reati, dove avevano davvero grandissime difficoltà ad andare a canestro, si è proprio visto, Banti si svita sul fondo. Forse lì un po' ingenuamente pensava magari di avere un pochino più di contatto, non è andato facile al tabellone, è andato direttamente al ferro, sbaglia, rimbalzo, tiro completamente in transizione, fuori da ogni schema di Reati, va dentro quel tiro a 3 punti, altro parziale di loro mi sembra 8-9-0 e si arriva sotto di 10. Quanto vi ha dato noia a quel tiro lì e quel parziale in quel momento lì? Beh, come detto, quando sei, diciamo, in ritmo e difendi anche bene, riesci a giocare meglio, e poi dopo ci sono delle occasioni, dei momenti in cui che ti tagliano proprio le gambe, e quel tiro lì, diciamo, ci ha tagliato le gambe, perché stavamo giocando bene, eravamo in fiducia e non siamo riusciti a continuare a lavorare, come se qualcosa avesse inceppato un po' il nostro meccanismo, diciamo. Di contro invece loro hanno cominciato forse a difendere come in quel momento non l'avevano ancora fatto e vi hanno, io ho visto almeno diverse situazioni dove ad esempio forse si poteva anche magari dare palla in post, si è cercato un po' poco quel tipo di pallone lì, che come almeno io credo che sia un po' così il gioco da pallacanestro. Spesso e volentieri la palla dentro e anche lo specchietto per le allodole per attirare un raddoppio e liberare un po' il tiro da fuori, quello si è fatto un po' poco forse. Loro sono stati, penso, molto bravi comunque a tenere l'area molto chiusa, e questo ci ha messo in difficoltà. Nonostante tutto penso che comunque sia riusciti a prendere dei tiri buoni anche da liberi, che purtroppo non abbiamo segnato, e questo comunque è pesato molto nella partita. Nell'economia ovviamente della gara. Te sei un giocatore ad esempio che penetra tantissimo l'area, subisci poco i contatti perché hai una capacità, e questo ovviamente bisogna dartene atto, è da
potenziale che hanno dei giocatori, anche di questo ne parleremo più avanti, di subire poco il contatto. Ad esempio con Tomegna c'è stata un'azione dove te hai letteralmente spazzato via il tuo difensore e sei andato a concludere. Loro lì sono stati viceversa bravi a portarvi quasi sempre sul raddoppio, è stato difficile anche questo, no? Sì, abbiamo, come detto, loro erano molto chiusi e siamo riusciti a trovare pochi spazi, e anche quando riuscivamo ad arrivare vicino al ferro c'era comunque sempre un uomo in aiuto che ci impediva di scaricare bene la palla come volevamo. E quindi, insomma, Coach Russo è stato davvero molto, molto, molto onesto nella sua analisi, ha dato grandi meriti ovviamente a Treviglio che ha fatto un'ottima partita. Non era facile per loro perché poi venivano da 5 sconfitte consecutive, non si potevano permettere probabilmente la sesta consecutiva contro una diretta avversaria. Ha fatto anche un minimo di critica agli arbitri, io mi sento di dargli ragione, specialmente nei primi 2 quarti dove il meteo è stato, non dico impari, ma insomma voi siete andati, Treviglio è andato in bonus dopo 3 minuti di partita e voi praticamente non siete mai andati in bonus in tutto il primo tempo, no? Beh, ogni tanto la squadra che giochi in casa è un po' avvantaggiata. Noi si vede che comunque non siamo riusciti ad attaccare nella maniera adeguata il ferro e abbiamo giocato forse troppo perimetralmente, altrimenti avremmo probabilmente tirato anche noi tanti tir liberi quanto Treviglio. Sì, che poi il differenziale finale non è stato esagerato perché Treviglio ha tirato 16 tiri liberi contro gli 11, quindi effettivamente sono pochi per entrambe le squadre, l'arbitraggio è stato molto... molto fisico, devo ammettere. Cioè, c'è stato ad esempio un tecnico a Coach Bertemati e anche lì forse purtroppo se Davide avesse fatto 4 su 4 invece che 2 su 4 la partita è ancora più a stretto contatto, purtroppo non si può tornare indietro. Ecco, quella è una fase dove loro erano davvero in difficoltà perché altrimenti il coach di Treviglio non avrebbe preso un tecnico a quella maniera, no? Sì, era una fase delicata che non solo Davide ma tutta la squadra forse non è riuscita a concretizzare come avremmo dovuto. Anch'io ho sbagliato degli appoggi facili sotto canestro, sono stati molti troppi errori al tiro che di solito non ci appartengono. Ecco, la domanda che un po' tutti si sono fatti negli ultimi 2 giorni, perché siamo, come dico quasi sempre, siamo piuttosto tifosi, cioè ci piace l'idea che la squadra vinca, ci dispiace commentare le sconfitte, quindi la domanda che un po' tutti si sono fatti è stata, ma cavolo, contro Omegna si è vista una grande, grandissima partita, com'è possibile che dopo una settimana alcune cose che veramente erano piaciute, io mi riferisco soprattutto alle scelte di tiro che sono state fatte con Omegna. A Treviglio forse alla fine si è andati un po' in confusione dopo 25 minuti, quando loro si sono ristaccati c'è stata forse un po' di apprensione eccessiva, no? Invece di fare lo schema si è pensato a volte di risolverla anche con un tiro fuori dagli schemi, no? Sì, forse cercavamo la giocata che potesse far cambiare la partita. Eravamo sotto di 10 punti a pochi minuti dalla fine e quindi abbiamo cercato di accelerare i ritmi per cercare di rientrare perché ci tenevamo tutti a vincere quella partita. E con Omegna avevamo giocato molto bene di squadra, ma abbiamo cercato di fare la stessa cosa anche a Treviglio e, come ho detto prima, non penso che le scelte di tiro siano state particolarmente sbagliate. È stato un problema proprio di percentuali di realizzazione. Ecco, la percentuale peggiore, dispiace a dirlo, ma dispiace a dirlo chiunque di voi fosse stato, è un tuo compagno che te ovviamente conosci meglio di altri perché ci ha giocato anche l'anno passato, Walter Santarossa, 2 su 13 dal campo, insomma non è esattamente da Walter, no? Una prestazione del genere. No, sinceramente non l'avevo mai visto, diciamo, tirare così male, perché di solito è sempre quello che trascina la squadra e anzi ci dà la carica, ci aiuta con qualsiasi occasione a far meglio anche noi, tirare meglio, ci mette in condizione di segnare.
Si vede che questa volta non siamo stati bravi noi a mettere lui in condizione di segnare. Ci ha provato, devo ammettere, in tutti i modi, perché è Sì. partito con diciamo, un tiro che è un po' il marchio di fabbrica, perché lui gioca, è vero che in questo campionato, in questa squadra, lui gioca da numero 4, ma è un numero 4 veramente eccezionale, perché può giocare davvero fronte a canestro, può giocare sulla linea dei punti, è un ottimo passatore. È partito col tiro centrale, che è un po' il marchio di fabbrica, quello che mette davvero in difficoltà le difese. È andato quasi sempre corto, ha provato una riesta e tiro, ha provato una penetrazione, le ha provate davvero tutte. Ci ha messo comunque 9 rimbalzi, quindi questo dà anche la dimensione del giocatore che è Santa Rossa, uno che comunque il fisico e il carisma ce lo mette sempre. Insomma, non è spiegabile, anche questo però spiega un po' la sconfitta, perché se Walter tira 2 su 13 è difficile che poi Recanter vinca, no? Sì, noi siamo una squadra comunque di 10 giocatori che non dobbiamo essere dipendenti da un giocatore soltanto. Ovviamente quando in questa partita ci è mancato un giocatore molto importante, che tutta la stagione ha sempre portato grandi risultati, grandi meriti ogni domenica, e quindi siamo andati un po' in difficoltà sicuramente. Ecco, quando il coach parla di codificare situazioni in attacco, a cosa si riferisce? Perché magari io posso intuirlo, ma i nostri amici da casa dicono: questo è arabo. Quando codificare le situazioni in attacco significa leggere la difesa, e chiamare gli schemi che secondo noi sono più giusti per attaccare la difesa contro cui stiamo giocando. Quindi nello specifico contro Treviglio cos'è che vi è mancato da quel punto di vista lì? Cioè ne avete parlato senz'altro ieri, immagino, o magari stamani. Ma dobbiamo ancora, sinceramente, dobbiamo ancora parlarne approfonditamente, quindi Anche perché poi ieri, non lo sanno i nostri amici da casa, è stata una giornata di festa per l'Ercantea, c'è stata una bella festa al palazzetto con i ragazzi giovanili. Con la gara data ai punti, non svegliamo ancora chi l'ha vinta, ma è una sorpresissima, credo, anche per i nostri amici da casa. E poi ieri sera c'è stato l'aperitivo di squadra, e anche di quello parleremo, perché insomma ci sono state diverse scene simpatiche. Quindi a questo punto ci resta da analizzare forse l'ultimo dato, che purtroppo è un dato che sta diventando piuttosto abitudinario nelle vostre partite. A rimbalzo c'è un differenziale di 12 rimbalzi. Da questo punto di vista, come si può cambiare questa inerzia? Penso forse dovremmo lavorare meglio in settimana, anche noi esterni, a dare una mano ai nostri lunghi per cercare di aiutare al rimbalzo. Qualcuno di noi è più portato, qualcuno di noi un po' meno, però dovremmo impegnarci appunto a far questo. Te sei uno, fra parentesi, di quelli che dagli esterni prende più rimbalzi, perché ne prendi quasi 3 di media. Come detto, sei un giocatore non altissimo, perché la tua scheda dice 1,94. Io vedetti, secondo me sei qualcosina di più. No, sono 93 o 1,93, un 1,94. Va bene, stavolta ci ho sbagliato. Intanto, 94. Sì. buon occhio. Però comunque ti getti piuttosto bene a rimbalzo. Sono 3 rimbalzi di media, per un esterno non sono pochissimi da questo punto di vista. Non sono pochi, però non sono neanche tanti, diciamo. Quale sarebbe il tuo obiettivo Ma fine stagione? sarebbero 5, 6. Bisognerebbe cercare 5. Diciamo 5. Mi propongo come obiettivo 5. Quindi a questo punto questo è il buon proposito, siamo quasi in fase natalizia, quindi diciamo che il buon proposito per l'anno nuovo e per il Natale, speriamo di partire già da Mirandola, che comunque è squadra che non va benissimo a rimbalzo, un po' come noi, quindi già lì si potrebbe vedere forse un cambio di inerzia, ce l'auguriamo un po' tutti. E questo insomma è in pratica il buon proposito di Matteo Neri. 5 rimbalzi, io me lo segno, perché insomma Sì, le mie caratteristiche sono comunque di saltatore, quindi in teoria ecco potrei provare a prenderne. sulle 2 stoppate a partita sono abbastanza sicuro che ci potresti arrivare, perché in aiuto sei micidiale, si è visto a Chieti, si è visto anche a Treviglio, dove hai sparato la palla in tribuna almeno una volta, di quelle da almeno Sport Italia, ha fatto vedere 3 volte quella stoppata. Non so se hai avuto la possibilità di rivederla, ma insomma,
Maghe consolazioni di Treviglio. Nella terza e ultima parte della nostra trasmissione che sta per arrivare parleremo invece di Matteo Negri giocatore, abbiamo già cominciato come avete visto adesso e poi ci sarà una domanda cattivella che gli è stata fatta ieri sera e che io ti riproporrò ovviamente questa sera. State con noi. Ben ritrovati con Palla 2, terza e ultima parte della nostra trasmissione. L'ospite, se ci avete seguito da inizio trasmissione, lo conoscete già, è Matteo Negri. Ci eravamo lasciati con una domanda cattivella da farti, perché ieri sera si è svolto l'aperitivo di auguri della Cantera. Una bella serata informale, molto divertente, alla quale abbiamo partecipato anche noi. E tutti i ragazzi sono stati invitati ad alzarsi, dare un augurio, un buon proposito e poi come al solito Patron Susanna si è divertito un po' a stuzzicarli con qualche domanda, è stato particolarmente cattivello con molti, con Matteo invece ha usato parole abbastanza dolci e vi cito testualmente: mi dicono, sostiene Alfredo Susanna, che a te manca lo 0,1% per essere a tutti gli effetti un giocatore da 1. Quando riuscirai a colmare questo gap? Te ieri sera hai risposto in modo un pochino nascondendoti un po', io te la ripropongo perché invece sono piuttosto curioso. No, io intanto ringrazio chi ha detto che manca solo lo 0,1% per essere un giocatore di Serie A, che è una cosa che mi fa molto piacere. E a parte gli scherzi, mi sto impegnando molto, soprattutto quest'anno, e sto lavorando, penso, bene col coach, mi sto allenando bene tutta la settimana e sto cercando di migliorare per colmare quelle lacune che ho del mio gioco e che mi spero permetteranno di andare a giocare al più alto livello possibile. Ecco, sei stato ancora un po'... via, bisogna che ti stuzzichi un pochino. Allora, mettiamoci lì e ragioniamo un attimo sulle fasi del gioco. Allora, io credo che, e questo non lo dico solo io, ma lo dicono per esempio le statistiche, te sei ad esempio il giocatore dell'Arcantea che tira con la più alta percentuale dal campo, 55% da 2 punti, 52% se si somma anche il tiro da 3 punti, è vero che tiri poco e quindi la percentuale ovviamente si discosta poco. Sei il giocatore dopo Davide Parente andare più volte in lunetta, Davide ci è andato 51 volte, te ci vai 46 volte, quindi da un certo punto di vista credo che tu sia già un giocatore piuttosto formato per quanto riguarda l'aspetto dell'uno contro uno. Quindi diciamo che questo l'abbiamo messo da una parte ed è nel 99,9 che hai. A rimbalzo ci hai detto ne prendo circa 3, voglio arrivare a 5, quindi questo devo desumere che è un aspetto sul quale state lavorando. Su cos'altro si lavora? Sulla difesa, immagino anche. Si lavora sulla difesa perché ogni tanto ho qualche blackout e mi fermo e non dovrei farlo. Si lavora sul tiro da 3 punti e che dovrei migliorare e si lavora soprattutto sulla testa e sul livello caratteriale. Infatti devo cercare di avere maggiore continuità di risultati e di prestazione. Ad esempio a Treviglio hai uno 0 su 4 da 3 punti. Io devo ammettere che però, come hai detto più volte anche nella nostra trasmissione, non erano ti presi particolarmente male, erano ti piazzati. Ci stava anche che con un pizzico di fortuna qualcuno andasse dentro, allora forse la difesa si sarebbe anche un pochino adeguata e insomma sono quelle situazioni che effettivamente da un canestro all'altro mancano. Però ecco una domanda che mi ha fatto mio fratello, che è un appassionato di pallacanestro, ha detto: ragazzo, Matteo Negri
veramente bel ball handling, come dicono gli americani, no? Palla incrociata, palleggio incrociato, partenza destra, partenza sinistra, sono tutte cose che hai. Dice, ha la meccanica di tiro piuttosto curiosa. Ecco, su quella si può lavorare, o te sei convinto di questo tiro che parte un pochino alto? Lo so, me l'hanno detto in tanti e ci sto lavorando perché non ho ancora un tiro affidabile e quindi va sempre migliorato. E tendo a tenere troppo la palla in mano e rilasciarla troppo tardi e quindi dovrei cercare di lavorare diversamente. Anche perché dici tu, adesso è così, magari se si va sopra parte il mega aiutone all'uscita e la palla finisce in tribuna, no? Può succedere con gli americani, visto, ogni tanto tendono a Esatto. saltare proprio per intimorire. Cosa che peraltro questa invece non ti manca, perché sei un ottimo stoppatore, soprattutto in recupero. Ecco, questa è una fase del gioco che al coach piace, oppure magari ti vorrebbe più chino sulle ginocchia per difendere. Penso che lui preferirebbe se io stessi più chino sulle ginocchia e si difendessi la palla. A me piace anche ogni tanto dare una stoppata e Stoppata e schiacciata, perché se non sbaglio sei il giocatore dell'Alcantara che ha messo a segno più schiacciate durante questo campionato, una anche a Taviglio con una bella palla recuperata. Ecco, da questo punto di vista dispiace, perché il nostro amico Alessandro Petrini aveva organizzato una bella festa che, se Luca Motroni ha le immagini, potremmo anche darci un'occhiata ieri al palazzetto. Eccole qua. Vedo Banti e Bottioni insomma, vi vedo un po' tutti col ok. berretto natalizio. Ecco, ci doveva essere questa schiacciata. Io non ti nego, avevo messo i miei 5 euro su di te, ma poi mi hanno detto che non hanno voluto rischiare. Non si è fatta la gara delle schiacciate, però si è fatta la gara del tiro a 3 punti. Si è fatto la gara, ha tirato i punti, a te non è andata benissimo, Io non l'ho perché non l'hai fatta. fatta, giustamente. Il mio regista Luca Motroni mi ha detto che ti ha visto tirare, invece è tutta una falsità. In compenso, ha vinto chi non ti aspetti, perché ha vinto. Il mio compagno di casa è Riccardo Bottioni. Ecco, te che Riccardo un po' lo conosci, io quando è venuto qui da noi gli ho detto che deve avere senz'altro più fiducia nel suo tiro, perché non mi sembra che la palla parta malissimo, anzi mi sembra abbia sempre una bella No, rotazione. è bravo, fa canestro, penso sia stato un blocco mentale perché quando è libero segna. E quindi so che l'ho stuzzicata abbastanza, poi è il piccolo di casa del Cantera, perché ha compiuto, se non sbaglio, 19 19 anni. Che è poco. E come cercate di stimolarlo ulteriormente? Oltre che, secondo me, questa gara di tira tre punti ne aveva almeno alzato l'ego di un'asticella, ma oltre a questo, come cercate di stimolarlo? Perché lui è un giocatore che, comunque, da un punto di vista difensivo, a questa squadra dà sempre tantissimo. Se riuscisse a mettere magari i 5, i 6 punti a gara, allora sarebbe ancora più un fattore, no? Lui è molto bravo come tutta scia in difesa, che anche in attacco a leggere e a vedere i compagni liberi e a trovarli con passaggi, fare dei passaggi stupendi. E deve trovare un po' di fiducia nel tiro da fuori, che peraltro ha appena dimostrato vincendo la gara di tiro a 3 punti. E deve prendere soltanto un po' di consapevolezza nei suoi mezzi. Ecco, te sei il giocatore che l'anno passato ha giocato una bella, bella stagione, che poi è culminata con una promozione importantissima, no? Quella di Trento, che forse sì, è vero, partiva con discreto pronostico, ma insomma non, è stata abbastanza una sorpresa, no? Immagino, la stagione l'anno passato. Visto che hai vinto il campionato l'anno passato insieme a Walter Santarossa, cosa manca secondo te ancora a questa squadra per poter arrivare alla consapevolezza che aveva Trento l'anno passato? Penso che non manchi niente. È una squadra composta da 10 giocatori, tutti con talento, che possono segnare, che possono giocare, tenere il campo tranquillamente. L'unica cosa forse pecca un po' di continuità, una continuità che però si trova continuando, stando insieme, facendo
formando il gruppo e giocando le partite, che è molto importante. Ecco, facendo un'ultima analisi della gara contro Treviglio, e poi come ti ho detto prima della trasmissione, mi piace più commentare quando vincete, ma insomma è giusto commentare anche quando non si vince. Ecco, c'è chi ha storto un po' il naso, perché a un certo punto con loro, che avevano una discreta facilità ad andare a canestro, e voi che invece avevate un tappo praticamente sul canestro di Treviglio, magari si aspettava dal coach una scelta un pochino diversa degli uomini da mettere sul, perché magari farti giocare anche insieme a Casagrande con un quintetto un pochino più basso. Cioè, su questi aspetti, perché generalmente poi siete voi che vi adattate quando gli altri abbassano il quintetto, avete mai provato anche in allenamento a cercare dei quintetti, diciamo, anomali, no? Con magari te, Casagrande, magari te da 2, Casagrande da 3 e poi altre situazioni. Cioè, difficilmente giocate te e Riccardo insieme. Difficilmente giochiamo insieme, perché abbiamo caratteristiche che sono molto simili. A tutti e due piace giocare attaccando il ferro, e queste nostre caratteristiche si sposano meglio con quelle di Barsanti, che a differenza da noi è proprio un tiratore, quindi gioca sul perimetro, e quindi diciamo che ci completiamo giocando insieme. Quindi dici, alla fine è un'idea di qualche giornalista farlocco quella che magari invece in alcune partite possiate giocare insieme per dare magari più intensità a livello fisico in difesa e magari anche più aggressività a canestro. Dici, più o meno partiamo sempre dalle stesse posizioni e ci sovrapponiamo. Diciamo che comunque non ci escludiamo come giocatori, quindi potremmo giocare insieme, abbiamo già giocato insieme e penso che continueremo a giocare insieme. Come detto, forse ci sposiamo meglio con un altro tipo di giocatore, che ad esempio Barsanti o lo stesso Parente, un tiratore. E questa insomma era un po' la domanda per stuzzicare anche coach Russo da casa, ma non si stuzzica facilmente coach, perché tanto va avanti. Penso comunque che lui decida, abbia le sue idee, giustamente, continui a seguire quelle. Non penso che ascolti i giornalisti, soprattutto. Meno male, fortunatamente, anche perché poi i risultati si vedono, i risultati sono comunque lusinghieri. Non dimentichiamoci mai che Lucca è una neopromossa, ambiziosa ma neopromossa, ha giocato solo 5 partite in casa, 8 trasferte, diventeranno addirittura 9 a Mirandola. Questo dato ci permette anche di guardare il prossimo turno, così almeno commentiamo anche quella che sarà la gara di domenica. Poi fortunatamente prima dell'ultimo dell'anno ci rivedremo al Palatagliate contro Agrigento, sarà anche quella una gran bella partita. Ecco, commentando invece Mirandola, te sei nuovo di questo ambiente, ma per Lucca Mirandola significa promozione e quindi è una partita abbastanza speciale. Qualche tuo compagno, mi riferisco più che altro a Barzanti, a Parente, comunque a Stefano Crotta, Sorrentino, ti hanno un po' detto qualcosa di questa squadra, perché loro ovviamente l'anno scorso ci hanno giocato 5 volte, come detto il quintetto finale, è identico. Hanno giocato la finale contro di loro, e ha mantenuto lo stesso quintetto. Manca solo Bastoni, perché ha avuto quel grosso infortunio al tendine d'Achille. L'hanno sostituito con Pilotti, se non sbaglio, che comunque sta facendo una buona stagione. Un giocatore stagione di categoria, comunque, un giocatore esperto. Giocatore diverso rispetto a Bastoni. Bastoni più un penetratore, più un faccendiere della difesa, lo definisco io, sempre molto velenoso sulle linee di passaggi. Pilotti invece è un giocatore forse un pochino più standard, no? Sì, sicuramente sono due giocatori differenti. E sinceramente i ragazzi di Mirandola non li conosco molto bene, perché l'anno scorso non ho avuto l'occasione di giocarci contro. E dovresti conoscere, scusa se ti interrompo, il playmaker Giordano Losi, che comunque è bolognese come te. Quindi non lo conosco invece. Non conosci Giordano Losi? Lo conosco solo di sentito dire. Però di persona non lo conosco. Giocatore da un certo punto di vista elettrizzante, può tirare 5 su 5 da centrocampo, può sbagliare viceversa coi piedi sulla linea dei tre punti.
È un buon assist man, insomma, è una formazione che noi a Luca conosciamo a questo punto piuttosto bene, perché come detto l'abbiamo commentata 5 volte l'anno passato. Il quintetto è praticamente identico, anche lo dico soprattutto agli amici da casa, e quindi Jordan Losi, Venturielli, Luca Pignatti, Mancin, insomma è la squadra della DNB. Per molti questa è ritenuta una partita facile. Io credo che se si va a Ferrara e non si giocherà, non si giocherà ovviamente a Mirandola per il discorso chiaro del terremoto, e se si ritiene che questa sia una partita facile si rischia tantissimo. Sì, penso che non sia assolutamente una partita da non prendere sotto gamba, perché sono stati, penso, l'unica squadra ad aver segnato 100 punti in casa due settimane fa. E quindi hanno tanto talento, tanti punti nelle mani. Squadra di coach tinti, squadra run and shoot, come direbbero ovviamente gli americani, quindi si tira abbastanza da svelta. Vedremo, fra l'altro, questa sarà una chiave di lettura piuttosto curiosa, se coach Russo cercherà, come l'anno passato, di addomesticare un po' il ritmo per non fargli prendere il campo aperto. Questo ovviamente non ce lo dirai per non svelare le carte, oppure ce lo dirai. Non dico niente. Non dice niente, giustamente Matteo. Oppure se sfiderà proprio sul terreno del contropiede, che è comunque una delle vostre armi dove potete davvero fare bene in contropiede, in transizione offensiva, no? Siamo una squadra che corre molto bene in contropiede, abbiamo anche i nostri lunghi che sono molto veloci e molto mobili a correre tutto il campo, e penso che anche sia una delle cose che dovremmo fare meglio. Quello ovviamente, come detto anche in altre puntate, nasce però tutto, no? Come si dice, da un buon rimbalzo difensivo, preso bene, pulito, una bella apertura, allora poi si può viaggiare, no? Rimbalzo veloce, apertura veloce, e caratteristiche degli esterni, sia mie che lo stesso Barsanti, che è Casagrande, che siamo dei corridori, e ci piace correre in contropiede, ci piace segnare in contropiede. Quello piace e carica anche il pubblico. Ultimissima domanda, ormai mi devo scusare anche con voi, è più un gioco mio personale che forse per voi. Se non dovessi giocare la partita contro Mirandola, quale partita andresti a vedere? Se Luca Motoni ci mette proprio in ultimissima battuta la grafica del prossimo turno, Matteo ci dà il suo personalissimo cartellino, come avrebbe detto Rino Tommasi, sulle partite. Allora, io personalmente ti do la mia, io andrei a vedere 0-1 Torino Mobite Ferrara. Io sono indeciso tra Paffoni Omegna e Castelletto, e Agrigento Treviglio. Che sono effettivamente due big match che mi ero segnato anch'io, e quindi sì, siamo tutti sulla stessa falsa riga. Credo che comunque Ferrara, boh, poi magari perderà di 20, ma credo che abbia tutte le caratteristiche per poter cercare di sbancare Torino. Ovviamente Paffoni Omegna Castelletto, abbiamo visto ultimamente una partita davvero, davvero interessante, e per la profondità e per il valore del roster. Sì, sia Omegna che Castelletto sono due signore squadre, sono tanti anni che sono in B1, sono tanti anni che creano e mettono insieme dei roster che sono sempre impegnativi contro cui giocare. E che poi possono far divertire il pubblico, come si è visto, specialmente Castelletto. Omegna, squadra che, come detto, ha avuto quella grossa perdita in cabina di regia e ha difficoltà, ma sarà senz'altro lì a contendersi i posti per i playoff, sono abbastanza sicuro di questo. Sicuramente, anche io sono d'accordo con te. E con finalmente qualcuno che mi dà ragione, ti ringrazio Matteo. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, io davvero ti ringrazio per la tua disponibilità e per la tua serietà, soprattutto nelle risposte anche un pochino cattivelle che ti ho fatto oggi, ma insomma non avevo dubbi su questo. E ringrazio ovviamente tutti voi da casa che avete visto la nostra puntata. Come al solito, alla fine della nostra trasmissione ci sarà la possibilità di vedere la partita dell'Arcantea, purtroppo sfortunata a Treviglio, ma anche questa, purtroppo mi tocca ripetermi, è importante vedere le partite anche quando si perde. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo. E quindi grazie a voi tutti, e dopo la sigla ovviamente la partita.